Benvenuti in questo nuovo volo. Oggi faremo un volo locale, siamo in Svizzera, siamo all'aeroporto di Raron. Guardate che belle le montagne intorno a noi, eccole qua, ve le faccio vedere, vedete? E andremo dall'aeroporto di Raron, che è un piccolo aeroporto locale comunque sia, all'aeroporto, aspettate, faccio il zoom un secondo, fino all'aeroporto di Sion, che è abbastanza famoso soprattutto per i voli praticamente voli privati, insomma, di General Aviation, anche business. È un aeroporto con una pista media, insomma, non è proprio piccola perché è lunga 2 km, poi c'è una pista secondaria. E ora vi faccio vedere la cartina. Questo è l'avvicinamento, vedete, è abbastanza ripido il sentiero. Sono praticamente qua in questa cartina qui esplicitamente. Non c'è scritto, però. Se noi prendiamo l'alt approach, che tra l'altro anche il sentiero non... Ah, ecco, c'è scritto qua, no, c'è scritto anche qua, 6 gradi e mezza di inclinazione, quindi è molto ripido. Noi ci facciamo la valle, io ho segnato sinceramente 4.500 come quota, però mi sa che dovrò aumentarla a 8.500, non è un problema quello. La nostra rotta è molto breve, ve la faccio vedere su questo, vedete? Noi inizieremo da qua, da Raron, vedete la quota è 8.500, quindi ho fatto conto che saliremo fino a 8.500 perché andiamo verso sinistra, quindi la quota è non dispari ma pari. Poi passeremo sopra questi due punti, waypoint, punto Zulu e Zulu 1, e poi intercetteremo il localizzatore. La rotta è molto breve, infatti non mi dà grandi previsioni di consumo di carburante. Dovremmo salire a bestia perché comunque sia siamo già altini, siamo a 2000 piedi, quindi fondamentalmente mi sa che ce la facciamo. Torniamo nel cockpit, abbiamo una velocità di rotazione di 60 nodi, ora abbiamo anche vento tra le altre cose. Quindi considerate che raggiungeremo velocemente. Ok, togliamo il freno di parcheggio. Un istante. Ok, mettiamo questo, versione 3D. Ok, diamo motore. Ok, tutto motore dentro. C'è molto vento, dobbiamo compensare. Ho messo anche flap, tra altre cose. Ok, vi rotate. Ok, teniamo sull'aereo. Ora con una mano dovrei riuscire a autopilot, nav e altitude. Ok, ci siamo. Ecco come ci vedono dalla torre. Possiamo togliere flap. Ah no, possiamo prenderlo anche da qua il nostro GPS. Un secondo, instrument panel, GPS. Ok, eccoci qua. Non capisco cosa stia facendo, non lo sta. Ha problemi a intercettarlo, si vede. Ok. Sì, però stiamo andando leggermente contro la montagna. Allora niente, disattiviamolo un secondo. Andiamo sulla vallata, vediamo. Ok, seguiamo la vallata, niente, pazienza, era tanto bello ma non è storia, seguiamo la vallata.
Allora, vediamo di settare allora questo. Ok. Ok, teniamoci lontani dalle montagne. Sì, c'è uno. Ok, autopilot. Ok, mettiamo heading. Aumentiamo l'heading. Così ci allontaniamo dalle montagne. Ok, finalmente sta guidando. Ho ripreso il controllo. Ok. Possiamo ridurre un po' il rato di salita, così accelera un po'. Quello dovrebbe essere l'aeroporto sotto di noi, quello... ok. Sì, vabbè, qua ora il controllo del traffico si è interrotto. Va bene. Avevamo selezionato 8.500, ma mi sa che 4.500 basta, ne avanzano come mi aveva pianificato il sistema operativo, quindi 4.500. Ok, c'è Simo. Guardiamoci intorno e vedete, a volte flamme anche il GPS, ok, a volte sballa, quindi mai farci caso, insomma, e andarci ciecamente, bisogna sempre usare il cervello. Io ora potrei provare a rimettere in rotta, però non vorrei sballarsi. Proviamoci. Map mode, al massimo ce lo ributto su... Sono 70.000, sta virando. Ok. Non capisco, ok. Sì, vabbè, 10 miglia, ok. Stiamo 0,54, stiamo entrando... Perché? Ok, mi ha preso la tratta, sta virando. Ok, ce l'ha fatta. Siamo sul punto Zulu 1 e ci stiamo dirigendo verso il punto Zulu. Ok, ora l'ha presa. Closed. Ok, mo ci siamo. Siamo già in rotta. Ok. Dobbiamo avere circa 100 nodi, però qua siamo un po' troppo vicini a queste montagne, però. Come l'ha pianificato? Heading. Seguiamo la pallata, va. Che è meglio. mi faceva salire solo, infatti il sistema operativo, quello di Nintendo Map, infatti mi faceva, per superare questa qua, questo costone, mi faceva salire a 8.500. Allora, ok, acceleriamo un altro po'. Ok, mi toglie ancora la miscela perché siamo abbastanza alti.
GPS. Ok, zoom. Che botta di vento. Ok, ma posso selezionare anche Nav Mode. Vabbè, passiamo sta montagna e poi vediamo. Allora, viro un pochino per recuperare qualche grado. Vai. Eh no, abbiamo preso troppa velocità. Togliamo un pochino il motore. Questo ce lo spostiamo in basso. Ok, ora sì che possiamo metterla a mode. Tanto ci butta un po' più a sinistra, ma non è un problemone. Siamo un miglio fuori rotta, vediamo se ci butta verso le montagne, se no ce la possiamo anche fare. Abbiamo l'ultimo pezzo e ora intercettiamo il metto. Ok, l'abbiamo preso. C'è un altro aereo davanti a noi, dovrebbe essere più su. 9 miglia, va benissimo, ci siamo. 9 miglia, close. Allora, ora dobbiamo togliere il nav. Qua dovremmo mettere 245. Sì, c'è un 245. Mettere GPS. Ok. Eccolo là, la pista. Allora, abbiamo l'atterraggio 1500, mi pare. Allora, nav mode, dai. Ok, possiamo mettere nav, anzi approach mode. Ok, togliamo giù tutto motore. Andiamo un po' più in miscela. Flap. Non capisco proprio perché sia così. Allora, dovremmo avere 240. Aspettate, non dico scelto. 244. Allora, ok. 244. Ok. E anche qui dovremmo avere 244. Non capisco perché mi ha preso sto sentiero. Vabbè che è discostato, però. Aspetta, andiamo un bel po'. Discostato. Andiamo un po' di motore. Eccoci, l'ha preso. Siamo andati di brutto perché ho sbagliato a intercettarlo. Siamo abbastanza
È un sentiero abbastanza ripido. Eccoci. Mi pare sia 1500, ma tanto lo vedo. Lo riduco. Diamo un altro po' di motore. Diamo un altro po' di motore. Possiamo togliere anche un'attacca di flap. Guardiamoci intorno, siamo nella valle, c'è il fiume, ok, ci siamo. E ora dobbiamo andare un pochino più giù velocemente. Ok, 400. Riduciamo un po' il motore. Mettiamo miscela più ricca. Io lo farei una bella cosa. Autopilot disconnected. Ok, seguiamo la strada. Diamo un pochino più di... Ok, dolce, togliamo un po' di motore. È fasullo questo come... Andiamo motore. Ok, abbiamo allineato il giro direzionale. Siamo bassi, infatti. Il 583 la quota. Siamo a 2000. Ok. Togliamo motore, trimmiamo. Ok, strada. Ok, stiamo un pochino più a destra. Ok, abbiamo la strada alla nostra sinistra. Ok. Ora stiamo entrando, stiamo... Ok. Sto dando un po' più di motore, la stiamo nel corretto sentiero, siamo troppo bassi prima. Ok, ora possiamo trimmarlo, virare, ok.
togliamo, togliamo. Me l'ha accesi? Ah, un miracolo. C'è anche il Progressive Taxi. Ok, andiamo qui. Ok, così almeno abbiamo una guida visuale. Ok, possiamo mettere motore. La miscela abbiamo. Ok, va bene. Ok, possiamo liberare. Guardate che bello. Guardate che belle le montagne. La giornata è anche buona. Ci sono 29 gradi. Stiamo rullando. Siamo già arrivati all'aeroporto di Sion. Un po' di freni. Dove mi fa girare? Ok, giriamo. Ok, teniamoci sulla linea gialla. Ok, e questo è il parcheggio, la linea gialla in fondo, va bene. Ci siamo, freno di parcheggio. Vediamo quanto abbiamo consumato. Aircraft fuel 98 meno 111 compreso il rullaggio 113, 15 libre. Pochissimo. E diciamo arrivederci. E quindi facciamo, togliamo anche nav 1, nav 2, bot, e questo lo riportiamo a 0, questo lo riportiamo a 0, questo lo portiamo il trim in posizione di decollo, take off, ok, per un futuro decollo. Questo lo portiamo a 0, taxi off, beacon per ora lo lasciamo acceso, cabin light off,
manetta al minimo, questo indietro, ok, abbiamo valvola del carburante off, beacon off, navigation off. A questo punto abbiamo questo off e questo lo mettiamo su off e quindi stacchiamo i magneti, shift E e apriamo la portiera. Eccoci qua, la pala è ferma. C'è qualcun altro, ma senti un rumore. Ah, eccolo, un turbo elica, un Avilon Dash Q, cosa? Dash Q100, 800, è atterrato proprio dietro di noi, sarebbe da qua si vede poco, è lì dietro. Aspettate, però ecco, infatti mi sembrava strano, magneti off, ok, questo è questo off, ok, mi ero scordato il sia l'alternatore che la, ok, se no consumiamo batteria. Guardate che bello, vi lascio questa immagine, vi guardate quell'aereo parcheggiato dietro di noi là sotto, lui sta rullando, lo facciamo rullare. Noi siamo arrivati anche discretamente, devo dire. C'era un po' di vento, ma nulla di che, insomma. Ci hanno fatto parcheggiare qua nell'angoletto. Che sta a fare? Ah, sta rullando, sta decollando, ok. Lui se n'è andato. E noi ora vediamo di capire dove siamo. Outside, top down. Allora, lui sta decollando, eccolo qua. Pista 25. Ora vediamo, pista 25. Togli sto coso. Pista 25, vediamo perché qui si vedono anche i parcheggi. Allora, intanto che aeroporto è questo? Sion, ok. Pista 25, eccoci qua, se non è preciso. Pista 25, siamo al parcheggio 22, perché siamo qua accanto al building. Parcheggio 22, eccoci qua. E siamo arrivati di qua noi praticamente. Abbiamo liberato più avanti, ci siamo fatti il pezzettino per poi parcheggiare lì. Volo, devo dire, perfetto. Questo ora lo faccio new flight plan. Ok. E torniamo nel simulatore e vi saluto. Con questa bella vista dell'aeromobile dall'esterno. Guardate com'è bello l'ambiente, pieno di montagne, la Svizzera è abbastanza difficile pilotarle perché ci sono comunque turbulenze di solito anche in estate a causa delle raffiche dovute alle correnti ascensionali. Guarda, un altro nostro collega, chi l'è? Money Bravo, ok, lui mi sa che è atterrato, che sta a fare? C'è anche parecchia gente. L'autostrada, guardate, è piena di macchine e vi ringrazio e vi auguro una buona serata.